Salve a tutti ragazzi, sono Peter, benvenuti a questo video nel quale non andrò a recensirvi alcun tipo di manga, ma vorrei trattare diciamo qualcosa che riguarda l'attualità, ma che comunque ha uno spunto che deriva proprio da un fumetto. In particolare il fumetto in riguardo è Ultimate Comics Spider-Man, che in America ha fatto molto molto discutere per la copertina numero 15, mi pare. Questa immagine. Come sicuramente potrete vedere, abbiamo il nostro eroe al centro della figura, ma non è sicuramente Spider-Man nella sua posizione molto triste e molto pensierosa la cosa che ha fatto scalpore. Come si può vedere, ad esempio, ci sono c'è una coppia a sinistra, una coppia formata da un ragazzo di colore e una ragazza bianca, ma non è neanche questa la cosa che ha fatto scalpore. La cosa che ha fatto discutere gli americani, che sono considerati diciamo un po' quelli più innovatori, più moderni, quando poi secondo me fondamentalmente non è proprio così, è situata a destra, molto vicino al nostro eroe, ed è dovuta a queste due figure maschili che si scambiano teneramente un bacio, cioè una scambia da un bacio molto affettuoso all'altra. Questa copertina sarà molto discussa, per quale motivo? Quindi per un motivo legato all'omosessualità. In America ancora oggi quindi ci sono persone, ma non soltanto in America, in tutto il mondo ci sono ancora persone che sono contro l'omosessualità, e il fatto che comunque una copertina di questo genere abbia fatto discutere fa capire effettivamente quanto ancora le persone siano chiuse e ristrette mentalmente di fronte a un qualcosa che c'è sempre stato. Anche Petronio nel suo Satiricon ha come tema principale quello dell'omosessualità, quindi non vedo perché oggi nel 2011 dovrebbero esserci ancora persone che sono contro questa forma di affetto. Quindi io personalmente penso che due persone dello stesso sesso non debbano avere alcun tipo di limite a mostrare i loro sentimenti. Ovviamente nel privato ognuno può fare quello che vuole, cioè non stiamo parlando di questo, però anche in pubblico non c'è niente di male se due ragazzi omosessuali o due ragazze lesbiche si scambiano un bacetto affettuoso, come io lo posso fare con la mia ragazza lo può fare con me. Siamo in un mondo libero, quindi non vedo perché non potrebbero farlo anche loro. Quindi in conclusione voglio chiedervi: cosa pensate voi dell'omosessualità? Siete pro oppure contro? E soprattutto cosa pensate dell'omosessualità nei fumetti? Secondo voi la Fuente ha inserito questa scena, questa parte della scena, della copertina con un secondo fine, con una provocazione quindi, oppure l'ha inserito tranquillamente senza pensare effettivamente che avrebbe destato scalpore, ma semplicemente l'ha messa lì come una scena normale al giorno d'oggi, una scena che fa parte del quotidiano? Voglio un po' sapere le vostre opinioni, quindi non esitate a lasciare commenti qui sotto, o anche qualche video risposta è sempre ben accetto. Qui da Peter è tutto e al prossimo video. Ciao ragazzi!